Salve amici di Corrente TV, quello che vedete alle nostre spalle è il villaggio Valturre di Santo Stefano. Oggi, articolo 21, la nostra rubrica settimanale, dedicherà spazio interamente a questo problema. Come sapete, il villaggio Valturre per quest'anno, stagione estiva 2013, non aprirà. Un nuovo problema che dobbiamo affrontare alla Maddalena. Dopo la chiusura del Club Med dal 2006, ancora non si vede e si intravede un futuro per questo villaggio di Caprera, adesso il villaggio Valturre. Ne parleremo con i nostri ospiti, il consigliere Luca Montella e il collega, sempre di opposizione, Pierfranco Zanchetta. Bene, nella sigla avete visto scorrere le immagini dell'isola di Santo Stefano e del villaggio Valturre. Proprio sul villaggio Valturre parliamo, e del villaggio Valturre parliamo del suo futuro. Per quest'anno non aprirà, la stagione 2013 è già compromessa per quanto riguarda il turismo alla Maddalena dopo la chiusura nel 2006 del Club Med di Caprera. Ne parliamo con i capigruppo di opposizione Pierfranco Zanchetta e Luca Montella. Pierfranco, nei giorni scorsi proprio tu hai dato questa notizia, non certo allegra, non certo felice, che ci preoccupa, che preoccupa ovviamente il futuro di quest'isola. Ma le notizie in mio possesso mi fanno appunto dire, come ho già detto, che quest'anno non c'è possibilità di apertura della struttura Valturre, che peraltro già lo scorso anno per miracolo ha riaperto in considerazione della situazione drammatica della società Valturre, che è in liquidazione, è in bancarotta, è nel senso che ormai questa struttura ci auguriamo possa essere rilevata da un nuovo imprenditore, anche se vedo difficile un compratore di tutte le strutture Valturre, per quanto queste siano appetibili, interessanti, interessantissime. Anche perché si parla di un buco di 5 miliardi di euro. Questo diciamo, lo lasciamo risolvere a chi deve risolvere questi problemi. Noi dobbiamo leccarci le ferite e anche quest'anno, dopo il MED, vediamo un'altra struttura ricettiva chiudere i battenti. Chiudere i battenti con molta gente della Maddalena che non troverà occupazione, anche se queste due strutture nel passato hanno sempre dato un'occupazione minima rispetto a quello che noi dovremmo pretendere ed avere, perché erano lavoratori stagionali. E in considerazione del dramma che sta vivendo la Maddalena sotto il profilo occupazionale, anche gli stagionali vanno bene. Purtroppo siamo all'elemosina, siamo al dover elemosinare un posto di lavoro, mentre potremmo fare altre scelte di rotta e puntare a gestione di un patrimonio immenso che noi abbiamo, ma che viene inespresso, non sfruttato, non messo a regime dal punto di vista economico e occupazionale, e soprattutto è abbandonato e grida vendette sotto gli occhi di tutti. Ma credo che questo è un argomento che vorrei affrontare nel corso della trasmissione. Assolutamente sì, infatti mi rivolgo a Luca Montella, perché nei giorni scorsi in Consiglio Comunale si è affrontato anche il problema del futuro club, del futuro del Club Med di Caprera. Quella struttura chiusa dal 2006 garantiva comunque, anche se, come ricordava Pierfranco, soltanto posti stagionali, ma un centinaio di posti di lavoro, che uniti ai 30 circa della Valturre, insomma, garantivano comunque un'occupazione notevole, vista la situazione di difficoltà che stiamo attraversando. Il futuro si prospetta davanti a noi particolarmente drammatico e difficile. Il futuro del Club Mediterraneo forse sarebbe stato meglio definirlo il FU Club Mediterraneo. Ora, io ritengo sia assolutamente pacifico innanzitutto sottolineare che la crisi industriale del Club Mediterraneo è andata, e pertanto immaginarci la crisi del Club Mediterraneo è stato quantomeno per noi, che l'abbiamo intuita, una cosa facilissima da fare. Bastava consultare tutti i giornali di settore,
turistico, per capire che potrebbe avere difficoltà a livello internazionale, se non ricordo male, peraltro era stato anche commissariato. Puntare il futuro di un'amministrazione su un progetto di una compagine molto in difficoltà significava scommettere sul nulla. Il fatto che il Trevi interamente chiuda o abbia chiuso, la notizia ormai vecchissima perché è chiuso dal 2006, noi sostanzialmente non abbiamo più la ricaduta che c'era su questo territorio, delle occupazioni stagionali preziosissime, lo erano all'epoca per un sacco di giovani, ma lo sarebbero ancora attuali, strutturate in quel contesto di turismo stagionale, perché era solo turismo stagionale, che oggi hanno trovato, vado a registrarlo, questo solamente una perdita di tempo per il turistico anche di quest'isola, perché scommettere su un progetto azzoppato significa non solo scommettere su nulla, ma scommettere su qualcosa che forse, come è certo, non arriverà mai. Quindi... Ecco Luca, un futuro per noi veramente drammatico a questo punto, seguendo i vari step della situazione di carattere generale ci accorgiamo che con il fallimento del mancato G8, quindi delle strutture di cui abbiamo parlato nella precedente puntata, e il discorso legato ai villaggi estivi, quindi Club Med e Valtour, dobbiamo dire che quest'isola non ha più un futuro. Quest'isola, per parlare di futuro, noi dobbiamo secondo me fare un ragionamento, direi, non dico elementare, ma semplice. Il tuo futuro turistico tu lo fai in funzione di quelle che sono le tue programmazioni e gli investimenti che hai. Non puoi fare una programmazione sul tuo futuro affidandoti alla speranza che arrivi uno da fuori che faccia il Salvatore Campano. Questo significa ancora una volta scommettere su. Discutevo l'altro giorno con un amico sulle differenze fra il territorio di Azzacchena e la Costa Smeralda e noi, dove il territorio di Costa Smeralda ha in qualche modo qualcosa da offrire, nel senso che strutture, alberghi, già operazioni portuali realizzate, da prospettare quantomeno al catariota di turno. Noi abbiamo solamente territorio, non abbiamo strutture realizzate, possiamo solamente affidarci a delle prospettive. Se il territorio di Azzacchena e la Costa Smeralda può affidarsi a uno sviluppo in un tempo relativamente breve, anche se non immediato, per noi sarebbe necessario, lunghissimo. Qual è il nostro futuro turistico? Il nostro futuro turistico è certamente una cosa che ancora nessuno ha immaginato di quelli che ci hanno preceduto, perché non c'è, non esiste dal punto di vista strutturale. Abbiamo sentito parlare tante volte di alberghi a 5 stelle, c'è necessità di alberghi a 5 stelle, ma non è solo quello che uno. Se vi vedete certo. Che questo meccanismo fa cinecca e fa acqua da qualche parte. Il problema è che se noi vogliamo davvero riconvertire il paese, io lo dissi in tempi non lontani, dobbiamo partire dal contesto architettonico che abbiamo. Avremmo dovuto puntare sulla cittadina che ha un suo contesto architettonico valido, pronta, perché se tu la dovessi andare a realizzare da capo non la potresti neanche realizzare, ha una sua portualità, un suo lungo mare che dovevano essere valorizzati. Questo avrebbe creato certamente un indotto automatico. Poi il resto attrae gli investitori. Ecco, Pierfranco, si è innescato un processo che purtroppo vede questa potenzialità, la nostra potenzialità immensa, senza avere uno sbocco. La mancanza di una progettazione, di progetti basati solo però sulle nostre capacità, secondo te è sufficiente per garantire quel rilancio dell'economia isolana che oggi langue in maniera particolare? Ma non è sufficiente, però mi permetto di fare una puntualizzazione sul passaggio precedente che hai fatto, quando ti riferivi al patrimonio e ai beni che sono stati quasi realizzati in quella grande truffa del G8, dicendo che era un'altra puntata, questa invece è una nuova puntata. La puntata è sempre quella. È sul destino di questa nostra isola, di questa nostra comunità e sulle prospettive. È chiaro che noi abbiamo potenzialità immense, inespresse, però è anche ora di smetterla di dover ricordare questo aspetto senza fare nulla.
Cioè, questo è il momento di agire, di assumere delle iniziative che richiamino le responsabilità di chi oggi lascia quel patrimonio abbandonato e non ce lo trasferisce, consentendoci di sviluppare e di attrarre investitori, perché in un piano, in un progetto di sviluppo, come dire, di autogoverno del nostro sviluppo, che dipende da noi e non da terzi e da soggetti esterni, noi dobbiamo dare le linee direttrici e poi attrarre sviluppatori se vanno bene per il nostro progetto di sviluppo. È ora di agire, perché qui c'è un patrimonio immenso, inespresso e abbandonato a se stesso, lo abbiamo detto tante volte, con responsabilità di una irresponsabile regione, che io presto chiamerò a rispondere di questi aspetti, ma non perché io abbia queste velleità, perché c'è un movimento di cittadini che ha intenzione di denunciare la regione su questi aspetti, e noi andremo avanti su questo aspetto, perché è veramente una vicenda che lascia sconcerto e fa aumentare la rabbia. È un patrimonio così grande, così straordinario dal punto di vista dei manufatti, delle strutture, del territorio, dei banchinamenti, dove regione, Stato si tengono questi pezzetti e li abbandonano e non sono mai responsabili del disastro che stanno creando. Ebbene, bisogna prendere qualcuno per il cravattino e portarlo a rispondere di questo gravissimo danno e di questo reato, di questo assassinio che sta compiendo nei confronti di questa comunità. Ecco, allora dico, se noi dobbiamo gestire il nostro futuro, dobbiamo farlo con autorevolezza e non aspettare che qualcuno, con le promesse che da 4-5 anni sta facendo, risolva i nostri problemi. Perché è vero, Luca, quando fa riferimento alla Costa Smeralda, alle strutture che si hanno in Costa Smeralda, ma lì siamo liberi da molti vincoli, siamo in un comune che quando deve agire, agisce, indipendentemente dai sindaci di turno, perché l'obiettivo è quello di creare sviluppo, di creare economia, di, se non altro, mantenere solida quell'economia che in 30 anni è stata sviluppata lì. Noi oggi abbiamo perso la nostra economia storica, che sappiamo che provenienza aveva, che era quella militare, certo, e che era quella statale, e oggi dobbiamo pensare di sviluppare con le nostre capacità e con il nostro territorio. Io credo che mettendo in una vertenza forte sul tavolo il patrimonio che abbiamo, noi possiamo trovare anche chi viene qui a investire con la certezza però di poter fare le cose, perché ecco, tornando al MED, consentimi, sì, prego, e concludo rapidissimamente, è vero che il MED, io non credo che anche oggi il MED lo farebbe fare a qualcun altro, allora, l'albergo, perché la condizione societaria non è florida, però al MED è stato detto non fare più il villaggio, fai un albergo, e la regione però prima gli ha detto di fare un albergo e poi dice che non lo può fare, ma quello sarebbe stato comunque un elemento importante, perché c'era dietro anche un ragionamento di formazione del personale con la scuola di una scuola di alto livello di hotellerie, che avrebbe rappresentato anche una formazione per il nostro personale. Ma di queste cose noi ne possiamo inventare quante ne vogliamo, perché abbiamo la possibilità di poter mettere in campo formule che attraggono capitali con i beni che abbiamo, e partiamo da Punta Rossa, per non parlare poi di Caprera, che da sola rappresenterebbe minimo in un ragionamento di gestione e di fruizione dell'isola 100 posti di lavoro, certo, per tutto, certo, l'anno. Ecco, questo è un altro discorso che possiamo che fare. A sviluppare, poi l'ultima cosa, scusa, non è vero che qui non ci sono alberghi a 5 stelle, perché almeno uno, al di là dei due fallimenti del G8, è stato fatto di albergo a 5 stelle, sì, che, poi, che è il Maema di Padule. Attualmente sì. Vi chiedo questo, si stanno facendo dei ragionamenti che sono comunque ragionamenti sani, dei principi corretti. Scusami se ti interrompo, sì. L'unico albergo a 5 stelle che è nato qua è nato certamente per iniziativa di un privato, ma non per una programmazione.
se no, mi parli della anche, mamma, anche no, questo, io sto dando una notizia comunque, riferita stelle, al fatto che si diceva che non c'era un albergo a 5 stelle, però poi voglio dire, noi siamo un grande albergo a 5 stelle, scusa, volendo, consentitemi di interrompere, questi ragionamenti sono ragionamenti sani, perché proiettano comunque in qualche modo l'isola verso un futuro diverso. Ma questi ragionamenti è possibile metterli in atto, è possibile concretizzarli anche attraverso una programmazione che passi in consiglio comunale, quindi veda tutte le forze gestire in maniera compatta? Sarebbe possibile se, così come avevo evidenziato anche nel corso del consiglio comunale, l'attuale maggioranza consigliare abbandonasse, ma per evidente fallimento, perché non c'è niente da dire, è fallito quel sogno, quella cosa realizzabile sulla quale tutti hanno creduto, e cioè hanno fondato un'attività programmatoria turistica sul nulla. Questo paese dovrebbe guardarsi in faccia, fare un'attività turistica in qualche modo condivisa, smetterla di pensare in grande laddove non c'è neanche uno straccio di un progetto dietro, e dire: signori, cerchiamo di ridisegnare un attimino quelli che sono i futuri di questo paese, cerchiamo di misurarci, cerchiamo di non vedere le idee delle opposizioni che arrivano, che poi in realtà noi formuliamo tutte le volte solamente per il bene della comunità, non certo per avere né un tornaconto personale, né un tornaconto elettorale, né un tornaconto di... Registriamo che stiamo vivendo il peggior periodo che abbia mai potuto regalare la compagine politica alla propria comunità, abbiamo sempre mandato un messaggio di quelli che dicono: non state fissati su niente, cerchiamo di misurarci se c'è. Tanto se guadagnassimo 2 anni già da oggi a credere sul nuovo programma, riusciremo probabilmente ad avere qualcosa di più concreto su quale sperare nel domani. Bene, questo attualmente a noi non è stato consentito. Quindi la partecipazione responsabile al miglioramento del futuro e del futuribile, io la garantisco a priori, sono un foglie potrebbe far girare questa macchina motore spento, o peggio con una mano tirata. Si tratta di concentrarci un attimino nel vedere in maniera, se vogliamo, assolutamente ecco, però, normale. Voi siete stati nelle precedenti nella precedente campagna elettorale, siete stati candidati a sindaco. Oggi che cosa vi sentite di proporre perché questa macchina ferma, col freno a mano tirato, col motore spento, io ritengo che ripartire? Perché alla luce di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese, quello che vediamo nella costa, la situazione appare veramente drammatica. Non abbiamo futuro. Così come ho già detto, registro che è una cosa importante questa, che 2 candidati a sindaco della scorsa elezione, fa parte del passato remoto, dobbiamo considerarlo assolutamente superato, certo, si trovano oggi di fronte a tavolino, durante la trasmissione, durante il consiglio comunale, straordinariamente a dire delle cose molto simili fra loro. Le distanze possono essere su cose praticamente marginali. Questo già dovrebbe far pensare a qualcuno che se anche altri 2 continuano, e il terzo anche gruppo di opposizione continua a riferire le stesse cose che tutte se ne diciamo, dall'altra parte qualcuno dovrebbe dire: forse ci troviamo dalla parte sbagliata, se sono rimasti da soli a pensare per loro. Ma il futuro di quest'isola passa attraverso un miglioramento delle condizioni di decoro dell'urbano, perché quando sbarca il turista sbarca sul centro, e almeno se non è il tempo di andare molto lontano dal centro, devi lasciare il ricordo di trovare una cittadina pulita, una cittadina accogliente, una cittadina colorita, una cittadina fiorita, eccetera eccetera. Questo aiuta anche i servizi commerciali a rendere un servizio anche migliore. Dall'altra parte, che cosa devi fare? Devi guardarti il patrimonio esistente, lo ricordavamo in consiglio, lo ricordava Pierpaolo poco fa, abbiamo un patrimonio esistente che è fermo là, altrove in Costa Smeralda le batterie militari le hanno convertite, noi ce l'abbiamo lì, buttate da una parte senza di alcuna destinazione turistica. Bene, noi dovremmo puntare invece che a costruire alberghi a 5 stelle dove non ci sono, e probabilmente non ti rifaranno neanche mai costruire per vincoli diversi, perché non crediate che le pratiche urbanistiche siano facili da dipanare. Si alza all'ultimo una valutazione ambientale, un altro vincolo, tu non lo puoi fare, ma com'è immaginabile? Bene, hai delle altre strutture, convertile al turismo. I colmi, Arbuticci, si è intervenuti da poco col museo, Poggio Raso, Punta Rossa, il, certo, borgo di Stagnari. Beh, sono cose che gli altri comuni non hanno, noi non le otteniamo.
vogliamo convertirli al turismo, apriamoli al turismo, vogliamo convertire attività produttive importanti turistiche, facciamo, questo lo facciamo. Non dobbiamo pensare al Salvatore che arriva da fuori, se noi non ci curiamo di tenere questo paese in condizioni migliori per noi e per quelli pochi che arrivano, e quel pochino in più non arriverà mai. Certo. Per Franco, tu hai fatto un cenno Punta Rossa, parlando di Caprera, questo polmone verde inespresso, inutilizzato, potrebbe garantire centinaia di posti di lavoro, lo ricordavi tu poc'anzi, ma l'isola madre oggi affronta una situazione di difficile ripresa. Con la chiusura della Valtour si unisce un altro pezzo del nostro mancato rilancio. E a livello politico, quali iniziative poter mettere in campo? Io mi rifaccio un po' al coraggio che ha avuto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, di restituire, è un atto di coraggio in qualche modo. Poi lasciamo perdere l'azione, possiamo anche giudicarla, però è un atto di coraggio. Oggi noi ci troviamo di fronte a un impasse totale. Come muoversi? Cosa fare? Cioè, qua l'atto di coraggio è restituire la fascia per dire non ce la faccio più, non sono stato capace, e andarsene, voglio dire, non è che bisogna restituire la fascia per protestare contro lo Stato. Comiti deve restituirla e andarsene a casa. Sono 8 anni di disastri e sono sotto gli occhi di tutti, perché c'è una condizione anche psicologica di dipendenza in qualche modo, di un'amministrazione che fa riferimento all'uomo solo al comando e di una serie di raccogliticci che sono lì a sbarcare il lunario. Voglio dire, non c'è stata un'azione determinata per rivendicare ciò che noi oggi dobbiamo rivendicare, alla luce di quello che dicevo, lo stato di abbandono di quest'isola e del patrimonio immenso. Fanno parte di una battaglia politica che deve coinvolgere l'intera collettività, e a capo di questa rivendicazione ci deve essere il primo cittadino, ma più volte sollecitato anche su questi argomenti, e il sindaco con la maggioranza girano le spalle, fanno spallucce e, no, e non. Allora, la condizione di oggi ci porta a dire che aggiungiamo drammi su drammi in questa nostra, senza avere purtroppo nessuno spiraglio, senza vedere luce in fondo al tunnel. Io non dico che sia tutto semplice, è difficile, molto difficile lavorare su situazioni come quelle che stiamo configurando, perché sono delicate, implicano rapporti con la Regione e con lo Stato, ma viva Dio, oggi in uno Stato che sta fallendo, che è un disastro con un minimo di orgoglio che viene richiamato e con rigore che viene richiamato, con attenzione all'amministrazione della cosa pubblica che viene richiamata dai più alti livelli fino a scendere in basso, non si riesce a trovare un'intesa per far ripartire la Maddalena dopo i disastri che ci sono stati anche per colpa dello Stato? Io credo che questo non può passare, come dire, nel dimenticatoio, o bisogna far finta di niente, perché altrimenti si urta la suscettibilità di qualcuno. No, bisogna prendere le situazioni di petto, altrimenti non se ne esce. Ma parliamo così, come ha fatto Montella, sul decoro della città. È un disastro, ma abbiamo le erbacce alte in centro, figuriamoci se ci avventuriamo un minimo in periferia. Ecco, ma è possibile mai che oggi noi, per tirare a terra una barca sia di porto privato che da lavoro, dobbiamo aspettare mesi, mettersi in coda, quando abbiamo strutture ferme, realizzate con i nostri soldi, che gridano vendetta e sono lì chiuse e non poterci far lavorare, e bisogna andare a fare a Laggio e Varo, a Palau, a Santa Teresa o ad Olbia, perché qui purtroppo non c'è posto, perché le realtà nautiche sono talmente modeste, minuscole, non hanno gli spazi. Parlo di un settore strategico della nostra
economia, un settore strategico nei confronti del quale proprio questa amministrazione ha fatto finta che non esistesse, quando bisognava imporre che quella struttura dell'arsenale diventasse un polo nautico. Tu prima ti sei richiamato alla campagna elettorale, non sono io a ricordarlo a te, ma certo. Abbiamo fatto una campagna elettorale, fatto proprio annunciando 4 anni fa quello che sarebbe accaduto con l'arsenale, con l'ospedale, proprio perché c'è la responsabilità certamente grave dello Stato, di chi lo ha rappresentato rubando e speculando, affossando la nostra possibilità di sviluppo, e oggi noi siamo ancora lì in attesa che qualcuno ci risolva il problema. Ma questo qualcuno se ne è già lavato le mani e ci sta dicendo arrangiatevi. Quindi se non c'è una reazione forte, e questo, come dire, implica poi accaduta, a cascata, tutta una serie di problemi che sono legati uno con l'altro. Certo. Uno con l'altro. Siamo partiti dal discorso Valtour, ma non ha retto ovviamente quel filone, perché poi la crisi Valtour ci riporta ovviamente alla crisi di carattere generale, che si va a incastrare poi con le nostre esigenze, con le nostre difficoltà. Luca, tu poc'anzi sottovoce, ma si è sentito, facevi riferimento anche all'azione del sindaco che non riesce in qualche modo a richiamare l'operato dei suoi assessori. Prendevo spunto dall'affermazione ad effetto fatta da Zanchetta, quando dice che gli chiedevi qual era la soluzione, lui diceva che era quella di non di andare a protestare come sindaco dell'Aquila lasciando le chiavi della città, ma piuttosto di rimettere la fascia, lasciare la fascia perché è sotto gli occhi di tutti. Io sono abituato a ragionare in questi termini: una buona squadra fa un grande allenatore, un allenatore senza squadra, senza una buona squadra, non potrà fare mai. Che qui alla fine delle fiere dobbiamo vedere che noi siamo gli ultimi in classifica e non sappiamo più a chi distribuire le responsabilità fra l'allenatore e la squadra che ha, perché nessuno di loro si è distinto, non ho neanche visto un giovane numero 10 che si possa, un giovane centravanti che si possa essere distinto per l'azione amministrativa e politica in questo paese, perché non c'è, perché non abbiamo visto niente. Ora io non so, non spetta a me dire che deve lasciare la fascia, io direi che dovrebbero farsi un esame di coscienza e vedremo lo stesso cosa hanno fatto. Ma qui sembra che tutto vada bene, quando invece va tutto male, che fare? La Valtour si inserisce in un contesto di crisi molto più alto e prevedibile. Non possiamo andare, io non conoscevo la notizia, non so neanche se sarà confermata, che Valtour non ha, non lo so, ma siamo arrivati a maggio, se fosse vero, per scoprire che c'è questa realtà. È l'amministratore di turno, da novembre dell'anno scorso fino a luglio, cosa ha fatto? Non si è informato delle possibilità occupazionali, non poteva avvisare i suoi concittadini e tutti gli altri operatori, guardate che c'è anche questa eventualità di crisi. È possibile che noi dobbiamo sempre conoscere dagli altri le cose che non funzionano? Ora, questo non è possibile, io vorrei sapere che cosa si fa. Io una sola domanda ho da fare: che cosa è stato fatto? Non vogliamo contarlo nei 5 anni, in questi 3 anni qualcuno mi faccia vedere qualcosa di fatto per questa comunità, di realizzato, di programmato, di avviato, di concluso? Niente. E allora cosa dobbiamo fare noi? Che responsabilità abbiamo? L'altra volta dicevamo assieme, alla fine la gente non confonde tra maggioranza e opposizione, come la colpa fosse anche noi. Noi non possiamo fare nulla, nulla, stare lì a fare la guardia. Ma non vi sentite anche un po' responsabili comunque, no, in quanto rappresentanti di una buona parte della collettività di fronte all'immobilismo? La democrazia dice che tocca a loro fare questo lavoro. Finché la democrazia vige, noi dobbiamo fare il nostro lavoro dall'altra parte, non si fa dei colpi di Stato. Sì, ma oggi chiude la Valtour, la notizia è questa. Che cosa fa l'opposizione di fronte a questa emergenza? Solleva il problema come è stato fatto, si limita a questo, oppure chiede la convocazione di un consiglio comunale urgente. Ma stiamo portando tutti gli argomenti, siamo 3 anni che portiamo argomenti importanti. Ha ricordato lui che già dalla campagna elettorale avevamo detto che non c'era niente, che erano tutte campagne elettorali fatte, promesse fatte sul nulla, neanche su un progetto. Ma che cosa possiamo fare di più? Non siamo stati creduti, i dati ci danno ragione,
possibile che ci diano ragione sui dati e la gente e gli altri non sono in grado di dire hanno ragione. Ecco, alla luce di queste considerazioni, Pierfranco, a distanza di 3 anni dalla campagna elettorale, quindi 3 anni di amministrazione, a me viene spontaneo un pensiero: chi andrà a amministrare domani avrà grosse difficoltà per gestire il paese, ma soprattutto dovrà farlo con la consapevolezza che occorre necessariamente mettere in campo una squadra capace e soprattutto non raccogliticcia, come avete fatto notare voi, per poterlo amministrare con grande impegno, con grande serietà e soprattutto per cercare di dare delle risposte alla collettività. Ma nei fatti questo aspetto lo si doveva già rimarcare 3 anni or sono, perché già 3 anni fa, a fine del primo quinquennio di sindacato Comiti, la situazione era difficile, drammatica, con quello che stava accadendo e che io mi permetto di dire denunciavo. Parlo dell'arsenale, dell'ospedale militare o ex e del disastro del G8, mentre ancora Comiti raccontava le favolette slinguando con la Marcegaglia, perché erano tutti lì a fare il tifo per una signora che merita certamente rispetto come signora, ma non come imprenditrice. Basta vedere l'excursus di famiglia per capire, insomma, che imprenditori e qual è la statura di quelli che si sono fatti regalare le strutture e ce le hanno sottratte. Vabbè, non vado oltre, non voglio, il mio pensiero comunque è noto. Già 3 anni fa, dico, c'era tutta una sintomatologia che dava gravissimo il malato, che siamo noi purtroppo, è la nostra comunità, la nostra collettività, la nostra cittadinanza. Dava gravissimo già quel referto, quello stato di salute, e oggi siamo a decretarne praticamente la morte, nonostante, ribadisco, ci siano ancora in campo risorse di territorio, di beni immense. E noi stiamo e abbiamo fatto, abbiamo dato le perle ai porci, e la gestione è quella che è nefasta sotto tutti i punti di vista, dal livello municipale, regionale e statale. Sono i porci che gestiscono le perle, e quindi la situazione è drammatica. Non abbiamo bisogno in questa trasmissione di fare attendere la domanda, fare interventi. Portiamo avanti dei ragionamenti molto sani e semplici per cercare di affrontare le tematiche. La stessa domanda fatta a Pierfranco. Certo. Io dico questo, una delle soluzioni è al prossimo giro, non so quando verrà, quando ci sarà da eleggere un nuovo sindaco, non facciamo la pagliacciata. Montella sta contando non i giorni. Facciamo la pagliacciata di presentarci con 500.000 liste. Cerchiamo di fare un ragionamento. No, ma alla fine ho cercato anche di indirizzarvi su questo ragionamento, perché corriamo il rischio. Lo voglio commentare, facciamo un ragionamento dove ci si vede un po' di forze rappresentative responsabili, per dire che probabilmente la prossima amministrazione dovrà fare un lavoro di ricucitura col paese, non di divisione, dovrà fare un lavoro di rabberciare, far ripartire, dovrà essere una nuova amministrazione abbastanza, anzi direi assolutamente responsabile e forse anche plurirappresentata. Siamo tutti andati con le liste civiche, non separiamoci, guardiamoci in faccia, rimbocchiamoci le maniche. Il sogno sarebbe arrivare con una lista unica, probabilmente 2 liste sono a momenti troppe. Diamo un segno chiaro ai cittadini che si va e si deve andare a governare col 60% e 70% dell'elettorato. E solo così tu raccogli almeno l'entusiasmo della gente e crede nei sacrifici che dovrà fare. Sì, ma come fai appunto a far ricredere la gente dopo questa situazione? Anzitutto non mi prendo la responsabilità di quello che è stato fatto da questa amministrazione fino ad oggi, perché noi abbiamo visto le carte con grandi sacrifici dopo 1000 interrogazioni, perché non ci hanno neanche fatto vedere le carte. Noi possiamo garantire una cosa sola: dal prossimo giro ci si metterà tutti, se ci saranno i presupposti, l'impegno possibile, ma non sarà una passeggiata, perché più tempo passa in questa condizione, maggiore sarà la strada in salita da fare. Prima smetteranno di fare queste cose, e
prima sarà iniziata la ricostruzione. Senti, seguendo sempre questo filo, no, questo è il, voglio dire, è un ragionamento che stuzzicante, stimolante, stimolante anche perché poi stuzzica. Non è vero che Luca non sa quando si vota, perché sta fra due anni. Sta contando, sta sottraendo i giorni come nella leva. No, anche perché no, però voglio dire, adesso a parte le battute, il discorso è sicuramente un discorso, come dire, di responsabilità, che oggi, per quanto vada di moda il governo delle larghe intese o di emergenza di salute pubblica, chiamiamolo come vogliamo, certamente alla Maddalena c'è bisogno di ritrovare unità di intenti, bisogna confrontarsi e trovare questa unità attorno a un progetto di crescita, di sviluppo e di riscatto sociale per questa nostra comunità, perché questo è il problema, perché sai, mettersi assieme è semplice da dire, quasi da fare, poi quando si va a scontrarsi con i problemi si fa presto anche a sfasciarsi, a rompere i matrimoni. Bisogna ragionare attorno al tavolo programmatico, che è quello del progetto che noi vogliamo e che dobbiamo pretendere tutti assieme, tutti d'accordo. Allora io credo che questa comunità possa avere anche un moto di orgoglio e ritrovare anche se stessa, perché oggi c'è un aspetto che mi inquieta, che è questo sfaldamento della nostra società civile, di uno scollamento, di una deriva pericolosa, di un abbandono, ognuno abbandonato a se stesso, che non fa piacere, ma che è sintomatica certo della situazione, ma anche drammatica come prospettiva, quindi bisogna ritrovare motivi di lavoro comune, ma attorno a progetti che siano progetti reali di sviluppo e di crescita. Ecco, le potenzialità, abbiamo detto, di questo territorio sono infinite, sono immense, abbiamo un territorio meraviglioso, invidiato da tutti. Esistono anche le potenzialità umane per raggiungere l'obiettivo di cui voi avete parlato? La comunità nostra, la comunità isolana, ha le potenzialità umane. Finché la compagine politica che vi rappresenta è questa, non si avvicineranno mai. Perché hanno un chiarissimo e condivisibilissimo senso di repulsione. Perché l'esempio che proviene dagli amministratori locali non è migliore. È certamente che le potenzialità non vuole andare a rischiarsi, diciamoci tutte le cose. Se noi cambiamo un attimino il panorama, se noi ci apriamo nelle nuove realtà, se noi pensiamo di non essere gli unici bravi che possono cambiare il sud di questo paese e quindi apriamo le porte per tante altre persone, l'isola esprime delle gran belle intelligenze, delle gran belle competenze. Si tratta di motivarli a scendere in campo. Questo paese ha necessità che sia preso in mano da chi ha davvero voglia di fare qualcosa, da chi ha davvero le capacità. Perché la vera responsabilità di ciascuno di noi, cittadini, è quella di lasciare spazio. Perché poi finito questo giro, e forse è finito il prossimo, non c'è ricambio neanche generazionale. La crisi politica che c'è è lo specchio di quello che accade nel paese, quello che accade nel paese è anche lo specchio di quello che accade nel mondo politico. È tutto qui. O noi rinfondiamo l'entusiasmo per far riavvicinare la gente, non è facile, però confrontandoci in maniera diversa, cambiando linguaggio, certamente qualcosa va cambiato, oggi vediamo tutti, la politica è cambiata, non è come era prima, sì, c'è comunicazione sotto altre forme, c'è Facebook, ci sono queste altre cose, sulle quali io credo poi finiranno anche loro il loro tempo, oggi noi dobbiamo cercare di trasmettere alla gente la voglia di occuparsi. Ma se la politica è sinonimo di porcaccioni, di gente che ha le mani lunghe, di gente che ha le mani sporche, ovvero non pulite, di gente che non fa niente, il cittadino medio che si è comportato bene tutta la vita non vuole essere confuso. Questo ragionamento anche a livello locale funziona? È valido come ragionamento? O è soltanto un discorso di carattere? No, ma è valido anche a livello locale, certamente. Ma io tornerei un attimo sulle
come dire, sulle capacità. Sì, ma io di questo adesso ritengo che quest'isola, al di là delle capacità a cui faceva riferimento Luca su chi andrà a governare, le capacità le ha già questa comunità, perché qui ci sono professionalità, ci sono intelligenze, come si ricordava, ci sono capacità di artigiani di eccellenza, e insomma quest'isola rischia di perdere anche questo patrimonio o di non rinnovarlo se non rimette in moto un minimo di economia. Ecco perché ritorniamo al progetto di sviluppo, dove la nautica è un settore strategico oggi e attorno a quello non si è fatto nulla, si stanno continuando a fare degli errori, perché quando si vuol portare un travel lift a Calapeticchia vuol dire che non si è capito una mazza, non si è capito una beata mazza di quello che può essere lo sviluppo della nautica in questo territorio, o se la nautica è soltanto comprarsi un camion gru. Ecco, ma allora dove stiamo andando, con chi stiamo ragionando? Svegliamoci, e svegliamoci vuol dire anche diamo un impulso e una spallata a chi oggi ci sta portando sempre più al largo, senza timone, senza motori, in una deriva pericolosissima. Sentite ragazzi, io avrei voluto sempre fare, desidero fare un giorno una trasmissione dove finalmente parliamo delle cose in prospettiva molto più felici, allegre e soprattutto con grande senso di sviluppo del nostro territorio. Ci fermiamo e ogni volta dobbiamo ripeterci e dire dove stiamo andando, cerchiamo di cambiare rotta. Chi ha la responsabilità di dare un colpo di barra lo deve dare, continua a mantenere la rotta. Sono d'accordo con te, su pericolose scogliere. A volte dà anche i colpi di barra, lo deve dare per forza. Bisogna mutinarsi allora. E devo dire una cosa, bisogna mutinarsi. Cerchiamo con il mutinamento di lanciare anche dei segnali. Come chiudere però questa puntata? Come chiuderla? Cioè, il segnale di ottimismo c'è tutto, perché ho letto in voi comunque in qualche modo questa consapevolezza che le potenzialità esistono, sia territoriali che umane. Ma un segnale ottimistico è che però niente sarà peggio di quel che stiamo vivendo ora. Siccome abbiamo toccato in fondo non si può che migliorare. Ma questo lo diciamo da anni. Noi non dobbiamo mai abbandonarci totalmente al pessimismo, perché sennò dovremmo stare tutti a casa. Io sono convinto che passerà per il tempo, o passerà per qualche altra cosa, ma questo momento deve passare per. Non c'è mai fine al peggio però, non dobbiamo infondere nella nostra gente. Basta guardare neanche la cronaca di questa nostra patria, che cosa ci rappresenta. Però dobbiamo infondere nelle persone in qualche modo la voglia di cambiare passo. Dalle piccole cose, guarda, bisogna cambiare. Sì, io sono d'accordo. Io sono d'accordissimo che vadano. Rendiamoci la vita migliore all'interno. Questo consente di rasserenare gli animi, migliora il clima, migliora un po' di tutto. Noi dobbiamo cominciare a curarci della nostra isola, di quello che abbiamo, molto meglio di come lo stiamo curando ora. Facciamo già questo. Cominciamo, piccoli segni, piccoli dettagli, anche quelli che mancano. Non sta migliorando niente, facciamo. Consegniamo un paese vivibile in maniera molto migliore ai nostri concittadini. Renderemo anche un'occasione migliore. Dobbiamo necessariamente riavviare quello che si era detto e che c'era stato promesso da chi ha vinto le elezioni. Le zone perché i nostri artigiani, oltre al settore della nautica, possano produrre. Ci siamo solamente concentrati a fare, si sono concentrati a fare modifiche del piano urbanistico in zone inverosimili, quando non è mai stata fatta una modifica del piano urbanistico per prevedere la costruzione delle zone degli artigiani. E allora il nostro artigiano dove va a costruire? Dove va a realizzare, a fare il carpentiere? Dove va a mettere la barca che tira a sé? Abbiamo, come ha detto Pierfranco, tirato su vogliono tirare su un travel lift in una zona dove poi chi va per mare diretto, ma cosa state facendo? Quando poi c'era una zona pronta dove mettere. Allora, indirizziamo sulle persone competenti. Chi non va per mare non sa come si va per mare, non conosce neanche le esigenze di chi opera in quel settore. Queste cose bisogna cominciare. Io sono convinto che una risorsa noi abbiamo questo splendido paesaggio, siamo l'isola e l'arcipelago più bello del mondo,
se siamo intelligenti questo non andrà mai perso, perché ci hanno dato il buon Dio e ci rimane. Partiamo da lì e sfruttiamo quello. Cominciamo a metterlo davvero a reddito. Per chi? Per chi ci vive. Perfetto, chiudiamo. Ma io non voglio essere pessimista, anche perché mi guardo in faccia i miei colleghi giovani cameraman e dico mica posso dare segnali negativi, però bisogna essere realisti, non si possono fare come dire, populismi facili per illudere le persone, bisogna dire che il momento è difficile, duro, possiamo avere comunque una prospettiva, perché come si suol dire dal letame nascono i fiori. E noi siamo andati oltre il letame, ce l'abbiamo ormai sopra la testa, siamo affondati nel letame, bisogna risollevarsi, ma pianificando uno sviluppo che è quello possibile. Certo, a partire dal quotidiano, ad iniziare ad avere più amore per la nostra isola, ma è una, come dire, un rapporto che deve vedere degli esempi che ci deve dare chi sta più in alto di noi, perché se chi sta più in alto di noi continua a buttare palate di fango sulla nostra isola, vuol dire che gli esempi non sono edificanti. Però dico, ci vuole un progetto, realismo. Quando parlo di realismo è partiamo dalle cose che noi possiamo avere, dobbiamo ottenere per sviluppare, perché qui se non si mette in moto un meccanismo economico che produce, che dà nuovamente lavoro, qui si muore, qui non si può aspettare una stagione che già si preannuncia difficile perché si spera che arrivi qualcuno. Noi dobbiamo creare le condizioni perché questo qualcuno arrivi e sia già qui prima ancora che cominci la stagione. Ecco perché parlo del polo nautico, dello sviluppo che deve passare attraverso la nautica, che peraltro sta diventando uno dei leitmotiv del nuovo sviluppatore della Costa Smeralda, che vuole investire sulla portualità. Ma noi ci siamo fatti fregare e volutamente da Olbia, che è diventato il polo nautico della Gallura e il distretto nautico della Gallura, quando dovevamo pretenderlo noi qui in fase di realizzazione di quelle opere. E allora se chi non ha fatto questo oggi vuol dirci come usciamo dalla crisi, è meglio che se ne vada. Grazie. Perché non ha più credibilità. Grazie. Ringraziamo Luca e Pierfranco. Si chiude qua questo appuntamento di Articolo 21. Grazie amici all'ascolto, alla prossima.